Magia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Lucia, se mi accorgo che ho scritto una scena noiosa, che faccio? Se ti accorgi che hai scritto una scena noiosa, hai due possibilità. Possibilità 1, la disintegri. E questo è semplice, la cancelli senza pietà. Se ci sei troppo affezionato, prima di cancellarla ti ubriachi. Ma come puoi essere affezionato a una scena che tu stesso ritieni noiosa? Se proprio sei uno di quelli che non butta via niente, mettila da parte. Fai una cartellina scene noiose nel tuo computer e riponila lì. Sarà il tuo scrigno della vergogna. Stanne alla larga come fosse criptonite. Possibilità 2, la migliori. E questa potrebbe essere un'impresa ardua, tanto ardua da riportarti alla possibilità 1. Ma se proprio vuoi tentare, il segreto è questo. Chiediti, dov'è il movimento? Dov'è il cambiamento? Il personaggio protagonista di questa scena, in che modo reagirà al termine di questo frammento di storia? Avrà cambiato idea su qualcuno o qualcosa? Avrà percepito qualcosa sul mondo? Avrà ucciso il suo acerrimo rivale? Non tutte le scene devono essere sanguinolente, di sesso o comiche per essere non noiose. Però, per non annoiarci, è necessario che il movimento e il cambiamento si percepiscano. Tu potresti ribattermi che questo cambiamento c'è, ma che non si vede. Che significa? Che hai messo troppi dettagli o troppo pochi. Oppure che non hai azzeccato il focus, che il movimento e il cambiamento ci sono, ma si sono persi nei meandri della narrazione. Sfronda, taglia, rifinisci, aggiusta, aggiungi dettagli importanti. Se tutto questo non funziona, se la scena è ancora un pianto, sai cosa fare. 3, 2, 1... Torna all'opzione 1 senza passare dal via. A morte sempre la noia. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.